Massimiliano Fedriga, che cosa ne pensa degli 8 euro al giorno che il governo Renzi vuole dare ai carcerati? Beh, io vedo che i lavoratori che dovrebbero essere tutelati con gli ammortizzatori sociali oggi protestano perché sono abbandonati a loro stessi, il governo non trova le risorse per la cassa integrazione e lascia nella disperazione lavoratori onesti che chiedono soltanto di avere i loro diritti. Al contempo il governo regala 8 euro al giorno ai delinquenti. Coloro che hanno commesso i reati vengono prima per il governo Renzi rispetto a dei lavoratori onesti che vivono un momento di crisi occupazionale. Su questo la Lega si batte, si sta battendo alla Camera, l'unica forza politica che crede che Abele venga prima di Caino.